Il gioco che vi faccio vedere uscì nel 1996, io all'epoca non lo conoscevo, avevo puntato su un'altra serie, che si chiama Silent Hunter. La storia, a quanto pare, ci fa capire che siamo nelle fasi finali della guerra del Pacifico, fino al periodo attuale in pratica. E noi che siamo semplicemente un comandante. Vediamo la grafica. Allora, vi dico che graficamente il gioco, oltre ad avere delle sequenze animate in CGI molto semplici, che per l'epoca erano spettacolari ma oggi sono un pochino superate, c'ha un motore grafico che tutto sommato non è male. Le ambientazioni sono in un motore 3D molto semplificato, del tipo delle schede Matrox, che allora era buono. E anche gli effetti di luce ombra erano buoni. Poi anche gli elementi in 2D implementati abbastanza bene. Insomma, graficamente il gioco è ancora buono. Coming to course 067, aye aye sir. Up periscope. Down periscope. Audio tutto sommato buono, abbiamo effetti sonori buoni, musiche le sentiamo poco, però c'è un buon doppiaggio in lingua inglese. Up periscope, down periscope. Ed ecco la giocabilità. Questo Silent Hunter cos'è? Un simulatore di guerra dei sottomarini. Come funziona? Che voi semplicemente, quando dovete scegliere un momento in cui cominciare, potete fare o singola missione o un'intera carriera. E dovete semplicemente risolvere gli obiettivi di missione che vi verranno affidati, cioè tipo intercettare navi, farle affondare, oppure tutt'altra cosa, anche scortare. Ma non è che è un gioco in stile arcade, perché avrete una quantità di munizioni illimitate, non sono armi sempre funzionanti, perché ce ne sono alcune che non funzionano per niente, i nemici vi creeranno tanti problemi, e la cosa ancora più grossa è che dovete stare attenti ai danni che vi possono procurare in ogni parte del vostro sottomarino, sì, perché voi siete un comandante di un sottomarino, e come in una nave, siete responsabile della salvaguardia del mezzo e dei vostri uomini, oltre che eseguire gli obiettivi di missione. Un gioco che sa essere ben studiato, difficile da giocare e anche divertente. Se adorate questo genere di giochi, ve lo posso consigliare, perché sicuramente è adatto per chi ama il genere dei simulatori di guerra. Se invece volete passare a tutt'altro, andate da un'altra parte. C'è solo per PC e MS-DOS. Poi l'ha fatto la Sierra Entertainment, quindi ci vediamo domani. Aye aye, sir. All ahead, flat. 5 degrees, right rudder, aye aye, sir. 10 degrees, right rudder, aye aye, sir. Rudder amidships, aye aye, sir. Five degrees, left rudder, rudder amidships, aye aye, sir.